inaugurato martedì 30 nell'ex ospedale delle donne, sede del Museo d'Arte Contemporanea di Caltagirone, l'itinerario di visita per non vedenti, arte senza barriere. Al Museo d'Arte Contemporanea vediamo il servizio di questa inaugurazione. È un'iniziativa che, come si è detto poc'anzi, che ha avuto un percorso che ha visto chiaramente coinvolti diversi aspetti, l'aspetto artistico, ma l'aspetto anche sociale, l'aspetto psicologico. L'arte diviene in questo momento la forma attraverso la quale si esprimono i sentimenti, le emozioni, i dolori. È una forma catartica dell'arte che vogliamo cogliere, che tutti i fruitori, vedenti e non vedenti, hanno la possibilità di poter manifestare all'interno di questo percorso. Vedere attraverso le mani, è questo l'obiettivo. Vedere attraverso le mani significa sostanzialmente spostare l'attenzione che abbiamo avuto sempre noi vedenti agli occhi ad altre parti del nostro corpo, ad altre sensazioni, quindi mettendo in funzione tutti i nostri sensi. Si tratta di un'esperienza che passa attraverso le mani, il tatto, attraverso il nostro intelletto, quindi un aspetto diverso, decisamente diverso rispetto alla fruizione che comunemente abbiamo del mondo che ci circonda e quindi anche dell'arte. Intanto volevo sottolineare che per noi del Movimento Apostolico Ciechi è stato un estremo piacere da fornire ancora una volta il nostro contributo realizzare un altro passo in direzione dell'accessibilità. La mia esperienza personale è molto positiva, sia perché appunto, come ho detto prima, ho fornito il mio contributo per metterla a disposizione della comunità, ma il fatto che appunto sia reso fruibile, accessibile, poter toccare delle opere d'arte originali, opere prime a differenza di altri musei, è una cosa molto appassionante perché ci inserisce me e anche chi come me ha questi problemi, ci dà la possibilità di toccare con mano quella che è l'arte, ci dà la possibilità di entrare anche noi con la nostra prospettiva in modo tale da poter capire ciò che l'artista ci ha voluto trasmettere. Gli auspici sono intanto di promuovere questa iniziativa, perché è un'iniziativa unica in Italia in questo momento, e quindi dare la possibilità al maggior numero possibile di persone di fare questa esperienza, perché i non vedenti purtroppo vivono quasi nell'ombra, non solo metaforicamente, ma nel senso che hanno poche occasioni di fruizione vera, reale, soprattutto nel settore dell'arte. Si punta più alla funzionalità piuttosto che al settore dell'arte, della creatività, della fantasia, che pure è importante. I prossimi obiettivi sono la creazione di una sala dove ci saranno opere realizzate da artisti, da me individuati, che realizzeranno opere esclusivamente adatte ad essere toccate, quindi non ci sarà il colore, si negherà qualunque altra cosa che non sia percepibile con la mano. E poi spero di allargare questi percorsi anche negli altri poli museali, ed in particolare a Villa Patti creare finalmente quel giardino tattile che io sogno da tanto tempo e che forse potrebbe realizzarsi grazie anche agli interventi di restauro che stanno facendo nel parco di Villa Patti. La logica dell'ISPAR è quello, appunto, sempre come obiettivo, la capacità di relazionare con la diversità. La diversità è un fenomeno che caratterizza l'individuo. Siamo tutti diversi, ciascuno secondo peculiarità proprie, per cui il non vedente diventa nell'ISPAR Paideia un individuo che in qualche modo relaziona attraverso l'opera d'arte nella dimensione che è quella tattica
tattile e che attraverso questa, diciamo, dimensione può comunicare le sue sensazioni. D'altra parte anche il vedente, chiudendo gli occhi e fruendo della stessa opera, costruisce un canale comunicativo che fortemente lo lega al non vedente. Cioè la logica di una accettazione della disabilità del vedente e non vedente nella dimensione umana e artistica di conseguenza. Tant'è che l'ISPRA Paideia punta al concetto di inclusione nella dimensione appunto pedagogica. Non è soltanto una strategia che è quella tattile, qualche volta verso cui si fruisce l'opera, ma è proprio pedagogica, educativa. E il progetto infatti prevederà nel futuro anche un'apertura alle scuole che verranno in qualche modo invitate a partecipare con i loro alunni a vivere questa esperienza tattile da vedenti, in modo che i ragazzi possano cogliere la diversità nella logica del quotidiano. Ciascuno di noi può diventare un vedente chiudendo gli occhi, in una stanza buia, fuori dalla dimensione della luce. Siamo tutti non vedenti, anche sul piano intellettivo, un altro aspetto importante che attenzioniamo come ISPAR, cioè l'aspetto cognitivo, la crescita, quindi l'aspetto cognitivo è un percorso di vita che va realizzato giorno per giorno, cioè si è ciechi anche con la vista. Le mie sensazioni da vedente sono state abbastanza. Inizialmente ho sempre sottovalutato il dover vedere o comunque toccare l'opera d'arte. Però stando a contatto appunto con un non vedente e facendo un percorso appunto diretto, mi sono accorta che molte cose, quello che all'occhio umano sfugge, c'è da attenzionare, da studiare. Bene, appunto, come diceva il dottor Bucciardi, il tipo di materiale, le sensazioni che anche che l'artista appunto vuole trasmettere. Infatti, secondo me, questo progetto è stato un voler, oltre che abbattere la barriera architettonica, ma abbattere una barriera culturale, perché ad oggi c'è solamente una cultura, secondo me, ristretta del fatto di dover non svilupparsi comunque in questo purtroppo in questa disabilità che ci troviamo tutt'oggi appunto a contatto. Quindi il voler fare qualcosa e voler interagire appunto con questa tipologia di disabilità e quindi voler entrare ed essere di tutti l'arte, secondo me è qualcosa di meraviglioso.